Allora, di fronte a questa campagna elettorale, la Fondazione GIMB, di cui abbiamo già parlato e secondo me svolge una, ha sede a Bologna, ma insomma è nazionale, e svolge un ruolo essenziale per chi vuole capire meglio, andate sul suo sito, i problemi aperti nella sanità e si dedica in particolare alla evidence-based medicine, cioè usa i big data per capire e spiegare i problemi aperti e le direttrici che bisognerebbe imboccare anche nella comparazione internazionale, ha proprio fatto un bellissimo documento che è molto corposo, sono quasi 100 pagine, analizzando in dettaglio le diverse proposte che nei programmi elettorali sono dedicate alla sanità. Ecco, abbiamo quindi come noi, come già capitato in passato, e lo ringrazio molto, non solo per quello che fanno, ma per rendersi disponibile, il presidente della Fondazione GIMB, Nino Cartabellotta. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei, Oscar, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, questa serissima analisi comparata che avete fatto, vediamo quali sono le macro evidenze che voi avete esaminato e sottolineate nell'entrare nel dettaglio di ciò che i partiti propongono in questa campagna elettorale per la sanità. Intanto un serio ringraziamento per la sua stima. È una puntualizzazione sul metodo perché decidere su come analizzare le proposte politiche in una campagna elettorale dove ci sono tanti mezzi di comunicazione è molto difficile. Quindi le regole sono state molto chiare sin dall'inizio. Abbiamo mandato una raccomandata a tutte le sedi dei partiti chiedendoci di inviare i programmi ufficiali, alcuni ce li hanno mandati, altri li abbiamo reperiti dai loro siti web. Quindi l'analisi è stata condotta esclusivamente sui programmi ufficiali dei partiti sino al 21 di febbraio. Quindi tutte quelle che sono state, che sono le dichiarazioni via stampa, via web, via Twitter, social media, ovviamente non sono state prese in considerazione, anche perché spesso abbiamo notato delle importanti discordanze tra dichiarazioni di leader di partiti e quello che invece sta scritto sulla carta. Un po' I ci siamo leader dei dati la partiti, regola. insomma, a seconda di dove parlano e con chi parlano. Possono cambiare, diciamo, le carte in tavola, quindi ci siamo detto che i programmi manent in quanto scritti, mentre tutte le altre dichiarazioni volant. Quindi questo tengo a precisarlo perché è chiaro che qualcuno potrebbe non ritrovarsi all'interno di quella che è la nostra analisi. Detto questo, noi abbiamo preso tutte le sezioni dei programmi dei partiti politici originali, quindi o inviati presso la sede GIMB oppure reperiti attraverso i siti web, e abbiamo esaminato le sezioni sanità-salute, la sezione welfare e le sezioni ricerca, che di fatto sono quelle che interessano la Fondazione GIMB per le attività che svolgiamo nell'ambito di tutela della sanità pubblica, visto che, come molti degli ascoltatori sanno già, 5 anni fa abbiamo lanciato il programma proprio Salviamo il Servizio Sanitario Salviamo il Servizio Nazionale, Sanitario Nazionale, sì. certi che si tratta di una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini italiani, che peraltro quest'anno compie 40 anni, esattamente il 23 dicembre. Dicembre, sì. Una volta inserite all'interno delle varie schede le proposte dei singoli partiti, ci siamo poi detti, ma rispetto a quello che è un po' il piano di salvataggio del Servizio Sanitario Nazionale che ha elaborato GIMB, andiamo a vedere quanto le proposte dei singoli partiti e delle singole forze politiche vanno a matchare, vanno a incrociarsi con quelle che sono le 12 proposte che stanno nel nostro programma. E come si permette il termine, è come se GIMB avesse elaborato un piano di salvataggio per la sanità pubblica e questo piano è stato incrociato con quelle che sono poi le proposte delle varie forze politiche. Infatti ci sono schede per questi 12 punti, usando appunto la vostra proposta come se fosse un indicatore rispetto al quale commisurare quelle delle altre forze politiche. Esattamente, esattamente, in maniera tale da provare ad allineare proposte che per ovvie ragioni sono frammentate, sono state redatte con modalità di editing completamente diverse, quindi abbiamo provato un po' a fare una sorta, diciamo, di ordine tassonomico anche rispetto a quelle che sono le differenti proposte che sono venute fuori. Ci tenevo a fare queste proposte, queste No, perché il precisazioni metodo è metodologiche, fondamentale per la perché il serietà del. metodo fa parte, voglio dire, del nostro, insieme all'indipendenza, fa parte del nostro DNA fondamentale. E allora, a quel punto, cominciamo da che cosa? Dalle risorse per la sanità? Allora, possiamo cominciare dalle risorse per la sanità facendo una premessa di ordine generale. Nessun partito ha un piano di salvataggio esplicito per il Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono diverse forze politiche che hanno delle idee molto interessanti, non sempre queste sono omogenee, possono essere anche spesso frammentate, ma l'altra costante è che a fronte delle diverse proposte che vengono fatte dai diversi partiti, nessuno propone mai come trovare la copertura economica. E tornando un po' a quello che è il problema del finanziamento pubblico,
sono soltanto poche le forze politiche che si sbilanciano nella si sbilanciano nelle cifre da mettere a disposizione. Pochi partiti parlano di incrementare la quota del Fondo Sanitario Nazionale, qualcuno, per esempio Tiberio Gualli, propone di allinearci alla media dei paesi dell'Europa occidentale. Sarebbe straordinariamente bello, senza tenere conto che per poter arrivare a questa cifra ci servirebbero circa 80-90 miliardi di euro nei prossimi anni, perché ci siamo rimasti troppo indietro a seguito dell'imponente definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Però in generale di quanto bisogna aumentare il finanziamento pubblico se ne parla molto poco. Addirittura una forza politica afferma di voler raddoppiare immediatamente il Fondo Sanitario Nazionale, che dovrebbe avere subito sul piatto 114 miliardi di euro. Ci sono un po' delle proposte che stanno un po' del grottesco o dell'irrealistico. Però questo credo che sia una costante importante. Pochi parlano di quanto aumentare le risorse e di fatto chi fa delle proposte, diciamo, con dei numeri, sembrano delle proposte poco realistiche nel breve termine. Ora, andiamo a vedere, ma centro o regioni? Nella media questo aspetto, su qual è il sentiment dei partiti? Bisogna aumentare la capacità di verifica dello Stato sulle regioni, o le regioni hanno bisogno di più autonomia? Allora, noi dobbiamo ipotizzare, diciamo, due scenari futuri. Uno senza nessuna riforma costituzionale e uno ipotizzando una successiva riforma costituzionale. Nella nostra posizione di Fondazione Gimbe noi riteniamo che anche a Costituzione invariata lo Stato può recuperare una certa capacità di maggiore indirizzo e verifica delle regioni, che ovviamente hanno le loro autonomie, quindi le regioni continuano a pianificare e organizzare servizi sanitari, ma una serie di standard e una serie di verifiche vengono poi effettuati da uno Stato più forte. A fronte, diciamo, di questa idea ci sono alcune proposte, per esempio Forza Italia vuole maggiore autonomia per le regioni, e questo va ovviamente contro quella che è una logica di unitarietà del Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono poi alcune proposte molto generiche di rendere uniforme l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, ma si tratta più di dichiarazioni di intenti senza avanzare delle specifiche proposte. Ci sono poi invece delle forze politiche che fanno riferimento a una specifica modifica dell'articolo 117, quindi propongono una nuova riforma costituzionale, probabilmente destinata soltanto alla parte della sanità. Però in generale la tendenza è che un po' da tutte le forze politiche si aspira a questa uniformità di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale. Ma quella che è un po' la nostra proposta, ripeto, a Costituzione invariata, è che esistono delle soluzioni tecniche che permetterebbero allo Stato una maggiore capacità di indirizzo e verifica delle regioni, rispettando ovviamente quelle che sono le loro autonomie, in maniera da transitare gradualmente verso un vero e proprio federalismo solidale, piuttosto che verso una deriva regionalistica che è quella che ha caratterizzato il servizio sanitario degli ultimi anni. Creando, lo sottolineo, qui non si tratta, cari ascoltatori, di dividersi su principi generali, qui si tratta di verificare numeri alla mano sulla qualità offerta del servizio e sui fondamentali aspetti del livello delle prestazioni essenziali, e incrociarli con i numeri del, perdonate, ripeto questa oscena definizione, del turismo sanitario, e capire che la via del regionalismo, che è molto diversa dal federalismo solidale incardinato su standard, ha creato Italia di serie A, B, C, D, E. Questo è il punto di fondo, che impattano in maniera significativamente molto diversa. L'avete visto sui giornali due giorni fa, quanto possono cambiare le medie attese di vita all'interno dell'Italia. Dipende essenzialmente da questo, e dipende dalla pura dimensione sanitaria incrociata con l'aspetto dei servizi socio-sanitari, che è un altro punto su cui la Fondazione Gimbe appunto ha osservato con il microscopio le proposte dei diversi partiti, perché a parole almeno, veramente quasi tutti i partiti intorno ai problemi della non autosufficienza, intorno ai problemi della cronici e non cronici anziani e così via, a parole sono tutti molto attivi, proattivi, cioè fiorire di proposte, per così dire, tranne il fatto che però poi non è che tutti dicano bene, ma fare come, con quali risorse? Che dice su questo punto la vostra analisi? Ma intanto secondo la Fondazione Gimbe, e anche secondo gli studi che vengono ovviamente da analisi internazionali, noi dovremmo veramente transitare da un servizio sanitario nazionale a un servizio socio-sanitario nazionale, cioè non è più possibile
immaginare che ci debba essere un fondo per l'autosufficienza, un fondo per le politiche sociali, un fondo per i lavoratori, cioè dobbiamo immaginare che tutti gli aspetti sociali che condizionano inevitabilmente l'aspettativa di vita, la qualità di vita, devono essere integrati con quelli sanitari. Quindi io immagino in un futuro roseo dove ci sia un fondo sociosanitario nazionale, dove sta tutto là dentro, perché altrimenti rischiamo di frammentare tutti i vari capitoli di spesa pubblica tenendo conto che, per esempio, sul fondo per l'autosufficienza negli ultimi anni è stato un po' come un'altalena che ha fatto su e giù, quindi in funzione anche di quelle che sono le attenzioni della politica per questo grosso problema sociale. No, ma poi in questa legislatura è diventato due volte su quattro un bancomat per far quadrare i conti, quindi tanto per essere chiaro. Assolutamente, quindi fatta questa premessa, questa costruzione del servizio sociosanitario nazionale, proprio perché i bisogni sociali sono strettamente correlati a quelli sanitari, soprattutto quando si parla di cronicità, è una premessa fondamentale. Qua le premesse, le proposte sono molto variabili, anche qua molto frammentate, c'è un partito minore, per esempio 10 volte meglio, ha un programma molto dettagliato su quello che può essere l'inserimento della domotica per anziani e disabili, il potenziamento dell'RSA, il potenziamento della geriatria e anche altre forze politiche puntano sull'implementazione del piano nazionale per la non autosufficienza. Ma accanto a questo ci sono delle proposte anacronistiche, per esempio Fratelli d'Italia dice che vuole raddoppiare l'assegno di invalidità, che oggi vale circa 18 miliardi di euro, sono la metà di una finanziaria. Allora mi chiedo, quando i partiti fanno queste proposte, ma ci sono dei tecnici che le informano su quelli che sono i numeri reali che incidono sulla finanza pubblica, o si tratta semplicemente di spot che mirano a raccogliere voti? Apprezzo la forma della sua domanda retorica, per così dire, l'apprezzo molto, è molto equilibrato porla come domanda retorica, la risposta mi pare abbastanza chiara. Assolutamente, però ecco, ci sono diverse forze politiche che su questo aspetto ovviamente fanno delle proposte interessanti, dove però manca sempre quella che è la domanda fondamentale: da dove andiamo a prendere questo finanziamento specifico per gestire la non autosufficienza piuttosto che il fondo sociosanitario nazionale. Allora, un altro tema è quello appunto dei LEA. Perché intorno ai LEA, io poi ci aggiungo un'altra domanda che le faccio, in realtà dovrebbe esserci un confronto molto molto attento e molto approfondito, perché questo è il criterio, è uno dei criteri fondamentali attraverso cui si costruisce o arretra un sistema che sia allineato secondo precise fini, secondo la nostra Costituzione, e poi misurato in quanto tale il più possibile omogeneo nel nostro territorio. A me sembra che sia questa un classico esempio di materia solo per addetti ai lavori, nel senso che ho sempre faticato a vedere leader politici che non solo che si appassionano al tema, ma che lo capiscano davvero. Cosa esce fuori dalla vostra analisi? Dalla nostra analisi esce fuori che intanto parlando di quelle analisi precedenti che abbiamo fatto anche in occasione del rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, esce che noi in questa legislatura abbiamo sostanzialmente assistito a una sorta di dissociazione tra la programmazione sanitaria, che ha aggiornato finalmente dopo 15 anni il numero e la quantità di prestazioni potenzialmente esigibili, e quelle che sono state le esigenze di finanza pubblica. Cioè noi ci siamo trovati nel corso del 2017 ad avere il paniere dei livelli essenziali di assistenza più ampio d'Europa, ma ad avere una riduzione importante del finanziamento pubblico. Cari ascoltatori, mi spiegate la logica di una politica che estende oltremodo le prestazioni sanitarie fondamentali, nel frattempo però decidendo che ci sono meno risorse? Perché delle due l'una: o si creano criteri di allocazione delle risorse rivoluzionando il sistema, oppure è un flatus vocis. È una sorta di schizofrenia del sistema, ma dico, sorvolando su questo, il vero problema qual è? Se noi oggi abbiamo una vasca che ha una capienza limitata, che ogni anno può crescere, stando alle previsioni, di circa 1 miliardo l'anno, noi non possiamo aumentare, tenere questo rubinetto aperto delle prestazioni sanitarie che ogni anno aumentano sempre di più, ma dobbiamo attivare quello che tecnicamente si chiama delisting, cioè ogni anno una quota di prestazioni che sono troppo costose, meno efficaci, meno appropriate, dovrebbero, attraverso lo scarico di questa vasca, fuoriuscire da quelle che sono le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Allora, da questo punto di vista, nessuna delle proposte partitiche sta
puntando il fatto sulla necessità di rimodulare, di ridisegnare il perimetro dei livelli essenziali di assistenza, cioè di togliere ai cittadini delle prestazioni, perché è ovvio che è politicamente scomodo dire oggi no, io con il mio programma partitico ti tolgo una serie di prestazioni che oggi ti sono garantite, ma io sottolineo che sono garantite solo sulla carta, perché oggi un'omogenea acquisizione dei LEA su tutto il territorio nazionale rimane un lontano miraggio, soprattutto nelle regioni del centro-sud. Per cui delle due l'una, o si aumenta il finanziamento pubblico oppure bisogna ridurre la quantità delle prestazioni che noi intendiamo garantire con esatto. Il cosiddetto primo pilastro, che è quello che di fatto rappresenta il fondamento del Servizio Sanitario Nazionale.